stimati amici, con i video del paranormale del sabato. Se ti piacciono i video che porto, ti invito a iscriverti al canale, così potrò portarne altri, ancora più spaventosi. Detto questo, cominciamo. Il primo filmato mostra un padre che riprende la propria figlia mentre gioca. Ad un certo punto, la piccola fa segno al padre dicendogli che vicino a lui c'è la sua amica immaginaria. Il padre gira per un attimo la telecamera. Nel punto esatto indicato dalla figlia, e ciò che riprende lo terrorizza a morte. Dalle immagini si può notare che l'uomo riprende lo spirito di quella che sembra essere una bambina, dagli occhi neri e il viso scarnificato. La reazione dell'uomo sembra naturale, non credo che sia una cosa organizzata. Tutto sommato, se posso esprimere la mia opinione, quella non è lo spirito di una bambina, ma un demone camuffatosi nella figura di una bambina dall'aspetto mostruoso. Tu cosa ne pensi? Durante una partita, la squadra vincente entra in campo per festeggiare la vittoria, solo che in quello stesso istante sembra che qualcun altro passi inosservato in mezzo a tutte quelle persone. Come si può notare dalle immagini, una strana ombra nera entra correndo in mezzo al campo da gioco. Sembra che nessuno se ne accorga. Se non fosse per la telecamera, non si sarebbe visto niente. Tu cosa pensi che sia? È solo un riflesso o un'entità che si è materializzata? Il bosco di Whitsnan è uno dei boschi dell'Inghilterra. Questo paradiso ha radici molto antiche ed è l'unico a non aver subito ripercussioni per colpa dell'uomo. Alcuni ragazzi si recano in quel bosco per fare qualche ripresa, ma mentre uno dei ragazzi si sta riprendendo, cattura sullo sfondo qualcosa di spaventoso. An hour now, it is pissing it down. These two are doing my head in. It's getting dark. It's really cold. I have no idea where the dog is. Una strana ombra sembra sparire all'improvviso proprio sullo sfondo. All'inizio i ragazzi non notano nulla di strano, ma poi tornando a casa rivedono il video e notano questo. Non credo che ritorneranno in quel bosco, almeno per un bel po', anche perché subito dopo l'accaduto i ragazzi hanno saputo che quel bosco è considerato un bosco maledetto e sarebbe infestato da spiriti maligni. Una coppia ha caricato questo video un po' di tempo fa, dichiarando che da un po' di tempo in casa loro accadrebbero dei fenomeni strani. Voci, ombre, luci che vengono accese e spente da un'entità invisibile. Yeah.
col passare del tempo le cose non migliorano e la coppia è sempre più nervosa e spaventata. Nonostante tutto, continuano a registrare tutto ciò che avviene nella casa e dopo un po' di tempo fanno altre riprese ancora più spaventose. De lamp is stil. Dat is dat vieze, creepy huis keukentje. Kijk, dat bedoel ik dus. Dat is dat licht. Er is hier dus. Dit is dus het lichtknopje. Het is echt helemaal niet. Deze deur. Dopo qualche minuto, un altro oggetto viene lanciato a terra. Più passa il tempo e più i fenomeni si fanno sempre più intensi. In quest'ultimo filmato, un uomo afferma che di notte, nel bosco vicino casa sua, sentirebbe degli strani suoni e versi. Armato di torce e telecamera, decide di andare a controllare, per cercare di capire da cosa possa dipendere quello strano suono. Una volta dentro, però, sente dei lamenti. Gli stessi sembrano aumentare, man mano che l'uomo si avvicina alla fonte di quello strano verso. Finché, ad un certo punto, punta la torcia in mezzo a due alberi. E questo è ciò che riprende. Puntando la torcia e la telecamera in mezzo a due alberi, l'uomo nota una strana creatura, dall'aspetto e la forma bizzarra. Ho provato a rallentare l'immagine, ma anche così non è possibile capire quale strana creatura possa essere. Tu cosa pensi che sia? Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi. Il video finisce qui, ragazzi. Noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima.